Padre Pio non amava, come abbiamo accennato ieri, non amava alle conversazioni per passare il tempo, perché egli preferiva essere continuamente in intimità con il Signore. Lui invece, e spiega perché non preferiva, diciamo, perdere tempo, o preferiva piuttosto perdersi nella preghiera, perdersi nella provvidenza, perdersi nel Signore, perché egli aveva questo grande desiderio di stare con le persone con cui poter parlare solo di Dio, e dice: le amo assai perché mi sembra che grandemente mi aiutino nell'amare l'autore di tutte le meraviglie di Dio. Ecco, Padre Pio amava parlare di Dio con le persone che cercano, che desiderano e parlano di Dio, perché lo aiutavano ad amare di più Dio. Che bel consiglio anche per noi che molte volte ci chiediamo come possiamo, ecco, pregare meglio, come possiamo amare di più. Dobbiamo stare con le persone che pregano e con le persone che amano Dio. E questo è importante. Un'altra domanda ci sorge in questo nostro indagare il mistero della preghiera di Padre Pio nell'anno della preghiera. Abbiamo fatto già un bel cammino, credo io, secondo me, sulla preghiera negli ultimi mesi di questo anno, cioè negli ultimi mesi prima della pausa estiva, e cioè tra maggio e giugno. Un bel cammino, credo, sulla preghiera, aiutati anche da testimoni di santità della preghiera, come per esempio San Domenico, come per esempio Teresa di Lisieux, come Teresa d'Avila ed altri santi. Adesso stiamo appunto lasciandoci guidare da Padre Pio. Ma molti hanno una domanda che mi pongo anche io: come si fa a pregare nel dolore, nel lutto, nella malattia? Come fa un uomo, una donna, che oggi, per esempio, riceve la notizia che ha 3 mesi, 6 mesi, un anno di vita a causa di un cancro, oppure un suo congiunto, una persona che ama? Come si fa? Ce lo insegna Padre Pio, il quale non è stato esente da difficoltà, non è stato esente da una preghiera faticosa. Sempre in una lettera scrive: sospiro, riferendosi appunto ai momenti duri della sua vita, sospiro, piango, mi lamento, affranta dal dolore e priva di forze, la povera anima mia si sottopone al Signore dicendo: non mea, o dulcissime Gesù, sed tua voluntas fiat. Non la mia, o dolcissimo Gesù, ma la tua volontà sia fatta. Proviamo anche noi oggi a ripetere queste parole insieme a Padre Pio. Non la mia volontà, o dolcissimo Gesù, ma la tua volontà sia fatta. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!